eccoci qua con la prima puntata di Cartoon Joe. Come vi avevo detto nel primo video introduttivo di questo nuovo palinsesto, sarà una rubrica dedicata completamente al mondo dell'animazione. Non solo i film d'animazione, in particolare Disney che sono quelli più famosi, ma proprio tutto il mondo dell'animazione. Questo video doveva essere girato il 9 dicembre, invece esce oggi. Questo non ha una motivazione specifica se non la mia distrazione. Già giovedì prossimo ci sarà la seconda puntata. Questo video sarà suddiviso in due parti, la parte 1 oggi, la parte 2 il 23 gennaio. Partiamo subito con un argomento che mi è sempre stato molto a cuore, ma che forse non avete mai approfondito abbastanza. Avete mai fatto quei test? Che principessa Disney sei? La resa psicologica delle donne Disney, in particolare delle principesse Disney, così demonizzate dal pubblico generico in quanto frivole, senza personalità, in particolare le prime principesse Disney. Invece quello che voglio fare io è una sorta di profilo psicologico di ognuna delle principesse del brand principesse Disney. Ho deciso, anche se fa parte del brand, di non analizzare Mulan, ma questo lo scoprirete il 27 gennaio. Non ho fatto Vaiana, che è la più recente, avrei dovuto inserirla, però ci tenevo a fare una cosa alla pari, quindi sei principesse da una parte, sei dall'altra. Probabilmente farò un video a parte. Io partirei subito andando in ordine cronologico, quindi vi darò un vero e proprio profilo psicologico secondo il mio modesto punto di vista. Quindi se non condividete il punto di vista, anziché arrabbiarvi, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, avremo modo di discuterne in maniera civile. Biancaneve è la prima principessa Disney ed è un po' lo stereotipo, secondo me, della brava bambina. Brava bambina in casa che fa le faccende domestiche, la brava bambina con i più piccoli, con i più deboli. E tutto questo nonostante gli adulti che la circondano la sottovalutino, partendo dalla matrigna che comunque la sfrutta, proprio in maniera palese e forse la più pulita tra tutti. I nani, che è vero che la ricambiano con la loro ospitalità, però si approfittano un po' della benevolenza di questa donna facendole fare le faccende domestiche senza aiutarla mai, insomma. Ci sta che magari sia una metafora dei bambini che lei accudisce con tanto amore come una mammina, ma no, sono comunque persone adulte, quindi dovrebbero saper tenere una casa o perlomeno avere un minimo di iniziativa nell'aiutarla. In ultimo, questa è proprio la frecciata totale, il principe che la va a salvare, le promette il grande amore, fondamentalmente non ha una motivazione vera e propria per innamorarsi di lei, al di là dell'aspetto fisico e del fatto che l'abbia vista fare le pulizie o cantare, non lo so, il cartone diciamo che è un po' fumoso in questo senso. Comunque a livello psicologico, secondo me, è la brava bambina compiaciuta di esserlo. Compiaciuta e anche un po' ingenua nel suo essere una brava bambina, che pensa che il suo unico scopo nella vita sia seguire le regole, fare la brava, imparare a fare le cose che una brava donnina dovrebbe saper fare. Però si parla anche degli anni 40. La seconda figura femminile che andiamo ad analizzare è quella di Cenerentola, la seconda principessa Disney, che risale agli anni 50. Quindi anche qua manteniamo comunque una sorta di parametro con l'epoca storica. È sicuramente la più sfortunata tra tutte le principesse Disney. È perfettamente consapevole della sua sfortuna, questa è una grande differenza. Lei segue le regole, obbedisce, ma non è felice. Il problema di Cenerentola è che non decide mai di prendere in mano la sua vita. Lei vorrebbe cambiare la sua vita e migliorarla, avere una svolta nella sua vita. Il problema è che non sa come fare, non ha i mezzi, non ha la volontà, il carattere per poterlo fare. Senza i mezzi ha un po' poca volontà di uscire da questo guscio che nel quale vive, guscio orrendo di un nuovo marcio, insomma ci siamo capiti. La figura di Aurora è stata l'ultima effettiva principessa di Walt Disney, proprio di Walt Disney, e devo anche dire che è la principessa che mi piace di meno tra tutte per carattere e quant'altro, ma nonostante ciò non mi sono fatta influenzare e il suo profilo sarà pulito. Secondo me Aurora di base è una ragazza brava e obbediente, che però viene da una situazione familiare un po' contorta, che sappiamo tutti essere davvero difficile da affrontare, che è quella dell'essere adottati. I bambini che vengono adottati, si sa a livello psicologico che prima o poi arrivano a una sorta di tilt. Dipende sempre da che famiglia decide di adottarli, ma di base succede praticamente sempre. Questa sorta di tilt avviene quando, raggiunti i 16 anni di Aurora, le fatine, che rappresentano un po' la sua famiglia adottiva, le rivelano chi siano i suoi veri genitori. Qua Aurora completamente cambia carattere, va in tilt, da che era comunque una ragazza che prendeva iniziativa, se ne andava nel bosco, canticchiava,
sognava il principe di qua e di là, diventa completamente piatta. Questo potrebbe essere una metafora di appunto questo periodo di tilt sulla situazione della scoperta di una realtà veramente pesante per una ragazza di 16 anni. Ariel è una figura molto molto attuale secondo me, a 16 anni, una età media che al momento si è abbassata per il profilo psicologico che le voglio dare, perché secondo me Ariel rappresenta la classica ragazzina in un'età immatura che si trova il suo primo fidanzatino e fa di lui il suo vero grande amore, disposta a mettere qualunque cosa davanti a lui, disposta a trasgredire un'infinità di regole per lui perché non vede altri che lui. Nel momento in cui lei rischia, prende delle decisioni di getto e queste vanno ad influenzare e vanno ad avere delle conseguenze sulle persone che ama, lì quando se le ritrova davanti le conseguenze se ne rende veramente conto di quello che ha fatto, o così come nel momento in cui una relazione a quell'età finisce di botto, magari perché lui, il ragazzino di turno, si è stufato, come se crollasse lo specchio che hai davanti e viene fuori la palesissima realtà. E questo è un po' il profilo di Ariel secondo me, perché tutta la sua storia è incentrata su lei che fa cahate, tutti gli altri, gli adulti che la circondano, che cercano di farla ragionare, di aiutarla, di farle capire cos'è veramente importante nella vita, senza ovviamente riuscirci. Lei che vede le conseguenze delle sue azioni, lei che è disposta anche sì a perdere la voce, anzi nella fiaba originale a farsi tagliare la lingua pur di coronare il suo sogno d'amore. La fiaba di Andersen, quella originale, secondo me è più attuale, perché alla fine il suo sogno d'amore si sgretola nel momento in cui lei fa i conti con la realtà, ovvero che il principe è già innamorato di un'altra ragazza, cosa molto più probabile nella realtà di oggi. Poi abbiamo Belle. Belle è una delle mie protagoniste Disney preferite, secondo me è l'intelligenza fatta a persona, non solo l'intelligenza a livello culturale ma anche a livello psicologico. È una persona altruista, lei fa tutto per gli altri, mette sempre gli altri davanti a sé anche se ne va della propria vita. Il problema è che quando poi si tratta di lei, di cosa ha bisogno lei, di cosa lei deve fare per essere felice, rimane spiazzata, non sa cosa fare, è talmente abituata a mettere davanti gli altri ed essere altruista che non riesce a vedere se stessa come protagonista della sua vita. Anche la stessa relazione che intrattiene con Adam nasce da una sorta di cosa molto solidale, ovvero vede che lui ha bisogno di aiuto e allora fa in modo di essergli amica e di dargli una mano, tralasciando la prima parte nella quale lei è spaventata e fa tutto in funzione del benessere del padre. Da dopo il salvataggio dai lupi da parte della bestia, lei per riconoscenza, per aiutarlo, fa tutte queste bellissime cose per lui e lo rende alla fine un uomo benevolo. Però anche dopo, la sicurezza che guadagna Adam grazie a Belle fa di lei una persona più sicura. Lui aveva bisogno di lei per ottenere sicurezza delle proprie capacità e invece Belle non ha bisogno di sicurezza nelle proprie capacità, perché di quello ne è sicura, ma ha bisogno di qualcuno che le faccia in un certo senso tirare un sospiro di sollievo. Nel momento in cui lui diventa un principe, quindi lei ha diciamo il sederino al caldo, tira un sospiro di sollievo e dice: oh, forse finalmente ci sarà qualcuno che si occuperà di me. Se è una persona altruista lo sarà per sempre sicuramente, però nel futuro con Adam lei avrà dei momenti per sé nel quale potrà pensare a sé e basta. Questa è una cosa di cui nessuno dovrebbe mai privarsi. L'ultima principessa di oggi è Jasmine. Non ho voluto farmi fuorviare dal live action della Disney perché nel live action assume tutto un altro aspetto, quindi guarderemo solo unicamente il film d'animazione, perché di animazione stiamo parlando. Jasmine nasce e cresce sotto una campana di vetro, circondata dagli agi e dalle ricchezze. È una principessa, la figlia del sultano. Subisce un lutto, perde la madre, questo sicuramente incide sul suo carattere, sulla sua continua ricerca di qualcosa. Il problema delle persone come Jasmine, quindi che nascono e crescono con genitori iperprotettivi che però ti viziano e ti accontentano in qualunque tuo desiderio, è che arrivi nell'età quasi adulta, nell'adolescenza, e ti rendi conto che qualcosa manca, non sai che cosa, non sai come andarlo a cercare. Lei è convinta che si tratti della libertà, sicuramente in una situazione del genere ti manca magari la libertà di potere decisionale, perché hai fatto sì che i tuoi genitori abbiano deciso per te fino a quel momento, ma il problema grosso è che non sa come andarsi a conquistare la libertà.
Nel cartone lei fugge, va a vedere il mondo esterno e si accorge di quante cose si è persa nella vita. Reazione assolutamente normale. Forse la scelta migliore sarebbe stato un bel viaggio introspettivo per capire cosa le poteva mancare e magari anziché fuggire di punto in bianco cambiare gradualmente le proprie abitudini e cominciare a imporsi con i dovuti modi su suo padre. Questa era la prima parte, come vi ho detto prima, la seconda parte uscirà il 23 gennaio e noi ci vediamo lì con la seconda puntata di Cartoon Joe. Invece il prossimo video uscirà il 20 gennaio e sarà la seconda puntata di Danza con Joe. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere qua sotto nei commenti e soprattutto ditemi secondo voi tra queste sei principesse se c'è quella che vi rappresenta di più. Anche se per il profilo che gli ho dato sembrano tutte delle disagiate, alla fine è un gioco, non state troppo dietro a quello che dico. Mi piace parlarne, però ovvio se non siete d'accordo libero arbitrio e potete tranquillamente dirmi la vostra qua sotto, anzi se avete rilevato dei tratti che io non ho detto fatemelo assolutamente sapere, a me piacerebbe molto. Seguitemi inoltre su tutti i vari social, Instagram, Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!